Buongiorno, bentornati a una nuova edizione della Web TV. Raccontare in modo nuovo e diverso i programmi in corso, quelli futuri, i progetti già realizzati dall'amministrazione comunale, coinvolgendo anche i cittadini che diventano così protagonisti della comunicazione. È Perugia per Città Aperta, Crescita Sostenibile, la campagna di comunicazione per una nuova percezione della città. Sentiamo. Innovation Lab, City Lab, Magazine, Internet e Manifesti sono alcuni degli strumenti moderni e tradizionali utilizzati nella campagna di comunicazione dinamica aperta ai cittadini con cui si intende dare vita a un nuovo modo di percepire, vivere e narrare la città. La vocazione di Perugia a innovare non nasce oggi ma vanta oltre 30 anni di progetti considerati esempi di eccellenza in Europa e nel mondo e per questo Perugia intende porsi ancora una volta come città modello per lo sviluppo sostenibile, per la realizzazione di una nuova economia verde nella corsa a posizionare territori e città come luoghi smart. Perugia per è un laboratorio di energie positive per mettere in risalto le potenzialità e gli interventi realizzati nella città e quelli futuri. L'obiettivo è quello di dare rappresentazione di quello che sta facendo la città, le istituzioni in primo luogo, ma anche le singole associazioni, gruppi di volontariato, le imprese nel campo del miglioramento della qualità della vita. Si tratta di focalizzare l'impegno su uno di quegli assi fondamentali per lo sviluppo, come è stato più volte detto anche a livello nazionale. Perugia è la città universitaria in cui l'economia dei saperi, della qualità della vita, dell'ambiente, della rigenerazione urbana debbono trainare la nuova economia. Fa bene all'economia, fa bene alla qualità della vita, fa bene ai cittadini. È anche un obiettivo per stimolare un senso di appartenenza e di orgoglio di una città che è all'avanguardia su molti punti, che troppe ombre spesso vengono troppo enfatizzate rispetto alle tantissime luci che ci sono, per cui è anche una chiamata alle forze vitali della città. Ci saranno processi di partecipazione reali, non urlati, ragionati, realmente collaborativi tra pubblico e privato, come in questi anni abbiamo scelto di lavorare con quei soggetti attivi che animano la nostra comunità. Ci sarà anche il coinvolgimento dei cittadini anche attraverso laboratori? Abbiamo scelto delle forme innovative di rapporto con la cittadinanza, cioè dei veri e propri laboratori che saranno coordinati da persone esperte nei quali far emergere alcuni obiettivi per la comunità prioritari, ma anche per comunicare le cose che ci fanno, perché spesso una cattiva informazione dei luoghi comuni prendono il sopravvento e non si ha la consapevolezza del positivo che c'è. Pensiamo che questo rapporto binario istituzioni, gruppi di cittadini possa essere positivo, così come dicevo la valorizzazione delle tante realtà associative che sono la ricchezza della nostra città. Intensificare la produzione di opere di narrativa disegnata da parte di giovani generazioni. È questo l'obiettivo del progetto Young Guns presentato questa mattina a Palazzo dei Priori. Vediamo. Dare voce all'abilità di giovani disegnatori a saper fare cose nuove con creatività e coraggio. È questo il senso della partecipazione del Comune di Perugia al progetto Young Guns, vincitore di un bando regionale per un finanziamento di 18.000 euro destinato a formare e poi a promuovere giovani talentuosi. L'iniziativa presentata oggi a Palazzo dei Priori alla presenza dell'assessore Andrea Cernicchi è redatta dall'Associazione Macheba di Marsciano con l'Associazione Umbria Fumetto che gestisce la Biblioteca delle Nuvole di Perugia. Quest'ultima è la Biblioteca Comunale del Fumetto, una delle tre attive in Italia e probabilmente la più grande in assoluto per quantità di materiale presente. Partner del progetto sono anche il Comune di Marsciano e l'ARCI. I partecipanti al bando regionale erano 92, ma solo 10 sono stati i progetti finanziati, tra cui appunto Young Guns, che si rivolge a giovani fra i 20 e i 30 anni di età. Un progetto che valorizza i giovani, il talento, ma soprattutto il saper fare. Sì, continuiamo sul filone che ci ha condotto a finanziare numerose attività di formazione rivolte ai più giovani, poiché riteniamo che non sia la nostra comunità o il paese a dover dare qualcosa ai giovani, al contrario abbiamo bisogno della loro energia, del loro voler costruire, della loro esigenza di futuro. È per questo che abbiamo individuato tutta una serie di provvedimenti, finanziandoli in maniera adeguata, per far sì che alcune capacità che vengono percepite possano diventare saper fare concreto e poi lavoro.
continuiamo a avere grande fiducia in quello che i nostri giovani, che sono la fine di un'evoluzione di civiltà che il nostro paese ha avuto, possono dare rispetto al viaggio complessivo. Il progetto Young Guns prevede 3 fasi, si parte già da oggi dalla individuazione dei giovani interessati fino alla formazione e alla promozione delle produzioni di livello con la pubblicazione in un apposito sito e in un'apposita rivista. Una mattinata fra natura, arte e tradizioni, quella che hanno trascorso oggi alcuni studenti del territorio partecipando alla Festa degli Alberi a Pontefelcino, presente anche il vice sindaco Nilo Arcudi. Il servizio. Si rinnova a Pontefelcino quella che ormai è diventata una tradizione della città, la Festa degli Alberi al Bosco Didattico. Il vice sindaco Nilo Arcudi ha partecipato questa mattina a uno degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dell'evento assieme ad alcune scuole del territorio. 2 momenti clou della mattinata, la piantumazione degli alberi e la partecipazione al progetto La Natura dell'Arte, con la visita al nuovo percorso dedicato all'arte dei liutai, con la lezione tenuta da un maestro liutaio e con un concerto di Umbra Ensemble. Una iniziativa che coniuga arte, natura, ma soprattutto tradizioni. Sì, è davvero una bellissima iniziativa che facciamo in un luogo straordinario come la Torre del Bosco Didattico di Pontefelcino, uno spazio di grande qualità naturalistica, uno dei più belli di Perugia e quindi dell'Umbria. Mettiamo insieme la natura, l'identità del territorio, le radici, la storia del territorio, con l'arte e la musica, quindi davvero un bellissimo progetto che coniuga alcune delle cose più belle che migliorano la qualità della vita di una comunità e di un territorio, quindi siamo molto contenti. Anche la presenza delle scuole e dei ragazzi ci dà fiducia, perché credo che questi progetti ci consentono davvero di investire sul futuro. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, buona giornata.